Oggi è una magnifica giornata di sole, non c'è neanche una nuvola in cielo e quindi quale momento migliore per presentare un impianto fotovoltaico. Quello che vedete è stato pensato inizialmente come riparo per le auto, quindi c'è una struttura in acciaio su cui sopra sono stati posizionati dei pannelli in plexiglass trasparenti in modo che potesse passare la luce ma non l'acqua delle piogge. Su questa struttura sono andato a installare i moduli fotovoltaici e quindi c'è stata tutta una progettazione meccanica per inventarsi quello che poi doveva essere appunto l'aggancio in modo robusto di questi moduli. E come si vedrà poi meglio da sopra, in pratica ci sono dei tubi in ferro zingato che sono stati uniti, cioè uniti, connessi vicini. E questi tubi sono connessi alla struttura in acciaio con questi ganci e poi i pannelli sono connessi ai tubi. L'aggancio di questi tubi non è simmetrico alla struttura, come si può vedere, quindi abbiamo tre ganci da lì che sorreggono il tubo a destra, il tubo è uno per il tubo centrale, poi ci sono altri tre ganci qui, quindi due per il tubo a sinistra e uno per il tubo centrale, e quindi anche il tubo centrale ha due ganci, ma sono connessi alle estremità. Questo perché quando sono andato a dimensionare la struttura, in pratica sono andato a caricare quello che poi sono i puntoni. Questo perché non volevo che vi fosse troppo carico al centro della struttura, anche perché non sembra, ma la struttura è stata caricata di 400 kg. Non è tantissimo, ma neanche pochissimo, quindi ho cercato di mantenere il momento flettente al centro della struttura costante, quindi da quel gancio a quel gancio. Poi, diciamo, in pratica spero abbia avuto effetto. Per quanto riguarda invece dal punto di vista elettrico, i pannelli in questo momento sopra ci sono 14 moduli. E sono divisi a fasce di 4, quindi questi 4 moduli fanno riferimento a questa cassetta che si vede qui, mentre da quest'altra parte ci sono 3 moduli, manca uno slot di moduli che deve essere posizionato lì, l'ho tenuto libero diciamo per motivi sperimentali, e si riferiscono a quest'altra cassetta. Quindi dopodiché i cavi entrano in questi tubi, anche lì ci sono quell'altro tubo che poi arriva lì, quindi sono due, simmetricamente anche da quest'altra parte, e questi tubi arrivano qui, dove abbiamo il quadro del campo. All'interno del quadro troviamo questa serie di interruttori. Ciascuno di questi interruttori è connesso a un pannello, quindi io riesco in modo abbastanza pratico a connettere e a sconnettere ciascuno dei pannelli che sta sopra. Questi sono interruttori bifase, quindi staccando, riattaccando ciascuno di loro, stacco sia il positivo che il negativo relativo a ciascun pannello. E questo diciamo è molto importante perché appunto è possibile che sia in una connessione serie o parallelo. A valle degli interruttori poi i cavi vengono riconvogliati ognuno in uno dei 4 fasci di tubi che abbiamo visto prima, e questi fasci di tubi vengono poi portati all'interno di questo armadio dove abbiamo tutta l'elettronica dell'impianto. Ed ecco l'interno dell'armadio. Come vedete è abbastanza affollato, però c'è spazio per la reazione, quindi alla fine sono riuscito a farci stare tutto. E ho spento la ventola nel frattempo, perché da lì ci sono due fori che adesso vedremo servono per il ricircolo dell'aria. L'ho spenta perché altrimenti non si riesce a sentire la mia voce. Allora, da lì abbiamo l'ingresso dei 4 fasci di cavi che abbiamo visto in precedenza. Questi cavi finiscono per ciascun pannello, quindi
4444 su queste schede, che sono, diciamo, delle schede che servono a parallelizzare i pannelli con dei diodi che evitano il ricircolo, quindi che la corrente da un pannello vada nell'altro. In realtà questa cosa è già prevista all'interno delle scatole dei pannelli, però ho voluto, diciamo, per motivi di sicurezza, ridondare con i diodi. Ovviamente sono bollenti, più o meno si assestano su temperature di 70-80 gradi, ed è per questo motivo che sono stati messi in verticale con delle ampie zone di dissipazione termica su scheda. E da queste schede, poi con questi cavi, in questo momento l'impianto è configurato con due serie parallele, quindi abbiamo 8 pannelli messi in serie, quindi 4 e 4 sopra, che sono queste schede di giù, e poi gli altri 3 pannelli, che sono 3 più 3, per un totale di più o meno 70 volt di VOC. E quindi abbiamo che da queste schede si entra in questa scheda qui, che è una scheda di protezione. Questa qui in pratica si vede sia sopra, è una schedina che anch'io ho realizzato, che sotto, dove ci sono le schede relè. In pratica questa scheda è un circuito di protezione da sovrattensione delle batterie. In realtà questa scheda ha salvato l'impianto, perché è successo che le batterie sono andate in sovraccarica per colpa di questo oggetto, che, vabbè, lasciamo perdere, e lui in pratica ha la funzione di staccare i pannelli, quindi sotto ci sono 4 relè che riescono a staccare fino a 60 A, che sono più che sufficienti per la corrente che arriva dai pannelli. Quindi se rileva che la batteria va sopra 29 volt, lui chiude l'impianto e poi non si autoripristina. E quindi in uscita da questa scheda di protezione abbiamo poi due MPPT, ognuno per ciascuna stringa. Quindi quello lì è per la stringa di 3 pannelli più 3, questo qui è per la stringa di 4 pannelli più 4. E anche lì, come si vede, c'è stato un problema. Infatti questo qui si è rotto a causa della sovratemperatura che si è raggiunta in quella zona, questo per un difetto che era presente nella scheda, quindi poi l'ho riparato e ho dovuto fare accrocchio per riuscire a salvare il prodotto. E niente, da qui poi abbiamo l'uscita dei due MPPT con questi contatori, che in pratica vanno a misurare l'energia prodotta da ciascuna stringa. In questo momento siamo circa a mezzogiorno, e questi quindi sono i valori. È il primo di giugno, giusto per cronaca storica, e in questo momento sono stati prodotti qui 3 kW 100 e qui 3 kW 8, proprio perché qui ci sono più pannelli rispetto a qui. E in questo momento a mezzogiorno stiamo producendo qui circa 1000 watt e qui circa 1100. Anche lì sotto c'è un'altra ventola che va a raffreddare gli MPPT, anche perché più stanno a bassa temperatura e maggiore è il loro rendimento, quindi diciamo onde evitare anche quello che era successo in precedenza, per motivi anche di efficienza preferisco raffreddarli in modo attivo. In uscita da questi due contatori, poi qui c'è il blocchetto dove giorno per giorno vado a segnarmi quanto è stato prodotto, quindi anche qui in modo che posso effettuare delle statistiche. E come si può vedere, il massimo che ho registrato fino adesso è 20 kW in un giorno. Dopodiché, dicevo, l'uscita dai due wattometri arriva poi a queste batterie. In pratica questa è la prima coppia di batterie, perché sono batterie a 12 volt messe in serie, quindi 24 volt,
Quindi arrivano a questa coppia di batterie e vanno a, appunto, a ricaricare le batterie. Queste vengono poi connesse con questi cavi da 35 mm quadri alle altre batterie che stanno qui sotto. Quindi ci sono altre due coppie che sono anche loro serie di batterie da 12 volt. Quindi c'è un'altra coppia da 24 volt e un'altra coppia da 24 volt. Nota importante: su queste batterie viene messo questo oggetto che è un bilanciatore. Questo qui è molto importante perché può sembrare strano, ma col tempo queste batterie si sbilanciano per motivi diciamo che non voglio trattare adesso, ma si sbilanciano. Quindi ho acquistato questo bilanciatore che viene connesso fra positivo e negativo e il nodo centrale delle batterie, e quindi è un bilanciatore attivo che va a equalizzare le tensioni. Quel nodo centrale lì viene poi connesso con gli altri nodi centrali che stanno qui sotto, e poi da qui si va dietro. Quindi il nodo centrale, quindi a 12 volt delle tre coppie di batterie, è connesso l'un l'altro, e questo diciamo è molto importante perché appunto si tiene sotto controllo anche il valore di quella tensione, che deve essere equilibrata. E nota molto importante: ciascuna coppia di batterie è dotata di un fusibile. Infatti, mentre la serie di batterie è intrinsecamente sicura, nel senso che se una batteria si rompe il circuito si apre, quello che succede con i paralleli di batterie è che se una batteria si rompe il circuito va in corto. Quindi nel malaugurato caso in cui una di queste tre coppie dovesse cedere, questo ampere, che magari si vede meglio qui, è da 100 ampere, quindi questo fusibile da 100 ampere, nel caso in cui una dovesse rompersi, ovviamente va a limitare la corrente che rientrerebbe nella batteria, e quindi va a disconnettere ciascuna delle coppie. Lì dietro c'è anche l'altro fusibile per l'ultima coppia di batterie. E mentre per il nodo centrale, essendo che la corrente massima di equilibratura è 5 ampere, sono andato a scegliere un cavo da 1,5 mm. Nel caso in cui dovesse rompersi una delle batterie al nodo centrale, in pratica il cavo fa da fusibile. E qui inoltre troviamo questo buck che mi serve per andare a generare la 12 volt, che poi pilota le due ventole. Quindi la 12 volt arriva fin qua sopra, dove troviamo quest'altro circuito che ho fatto anche io. In pratica è un circuito che attraverso questo NTC misura la temperatura al top di questo armadio, e se supera un certo valore accende la ventola. È un comparatore a isteresi in pratica, quindi se supera un certo valore accende la ventola, che prende l'aria quasi proprio sopra, quindi l'aria calda che si accumula sul lato alto dell'armadio, e la butta fuori, e poi si stacca quando rileva che la temperatura è scesa abbondantemente sotto il valore di soglia, quindi appunto a isteresi. E questo circuito comanda sia questa ventola direttamente che quella che sta lì in fondo. E per quanto riguarda invece le batterie, c'è ancora un ultimo particolare, nel senso che queste batterie di sotto, come vedete, hanno il cappotto, queste di sopra no. In pratica queste batterie sono pensate per rimanere qui sia in estate che d'inverno. Queste qui invece sono pensate per rimanere solo l'estate, quindi non sono andato a fare una protezione termica della batteria, perché quando poi arriverà l'inverno, quindi superato ottobre, andrò a rimuoverle per poi rimontarle ai principi di marzo. Questo diciamo per motivi energetici. In realtà nei mesi dove l'impianto produce di meno conviene avere meno batterie, anche perché altrimenti dovrei andare a spendere energia per riscaldarle, ed ecco perché c'è il giubbotto, come dico io, nel senso che sono andato a coibentarle
e a riscaldarle. Infatti all'interno di questo scatolo rivestito di polistirolo c'è questo circuito, quindi abbiamo il circuito di controllo e poi ci sono 5 di queste. Queste qui sono delle resistenze messe, diciamo, su un PCB in modo da uniformare il calore. Quindi quando questo circuito rileva che la temperatura all'interno delle batterie scende troppo, si attiva e le riscalda, perché comunque qui fuori d'inverno c'è il rischio che si passi, diciamo, abbondantemente lo zero e si vada molto in negativo, e quindi è necessario mantenere calde le batterie. Questo qui sia per ragione di non danneggiarle, nel senso che a bassa temperatura funzionano male, ma soprattutto anche per, diciamo, la parte di sotto è poi bendata, soprattutto per l'equilibrio termico sia d'estate che d'inverno. Può sembrare una sciocchezza, ma le batterie, il case delle batterie è studiato termicamente, perché le celle devono avere ognuna la stessa temperatura. Quindi se sono una cella a 20 gradi devono essere preferibilmente tutte a 20 gradi. Se iniziano a esserci degli squilibri termici, abbiamo che una cella invecchia più di un'altra cella. Quindi mentre nello stesso case la situazione è studiata, quando si vanno a fare dei paralleli o delle serie o comunque delle geometrie come ho fatto io, succede che la parte centrale che sta lì d'inverno è più calda rispetto a questa, e d'estate questa è più fresca rispetto a quella. Quindi qual è il problema? Che se le celle della batteria si riscaldano a temperature differenti, basterebbe anche 10 gradi, in realtà la vita della batteria diminuisce tantissimo. Ovviamente questo non si vede nel breve periodo, ma nel lungo periodo. Quindi, diciamo, ho preferito, almeno sulle batterie che stanno qui tutto l'anno, di adottare delle opportune, diciamo, accortezze termiche. Infine abbiamo che le batterie vengono connesse all'inverter, quindi in questi due punti che sono i nodi centrali dell'intero sistema, perché qui abbiamo la giunzione di queste quattro batterie con le due batterie di sopra per il positivo, qui per il negativo, e nello stesso tempo abbiamo anche la giunzione dell'inverter, quindi sia per il positivo che per il negativo. E in questo punto, che si vede che è più lungo rispetto a questo, vi è un fusibile da 250 A, quindi anche per evitare quelle che sono le failure gravi dell'impianto. Quindi nel caso in cui vadano in corto le batterie c'è questo fusibile, nel caso in cui vada in corto l'inverter c'è quest'altro fusibile, quindi diciamo come protezione per i corti gravi. Quindi poi abbiamo l'inverter, che abbiamo già visto nei precedenti video il suo funzionamento, che trasforma la 24 volt DC in 240 volt alternati AC, che finiscono in questo scatolotto dove all'interno vi è il filtro che vi ho fatto vedere nei video precedenti. E poi da lì abbiamo che l'uscita del filtro viene messa in ingresso all'impianto, quindi la 230 volt va a finire in quel tubo che esce dall'armadio nel punto di sotto, sale qui sopra e finisce qui nella terra. Infatti il tubo viene interrato e giunge fino in cantina. Il tubo interrato riemerge poi in questo punto e viene portato a questa cassetta. Qui dentro troviamo il salvavita, dei magnetotermici e un contatore. Considerate che il contatore ha iniziato a contare a partire dal 15 marzo, siamo al 1 di giugno, quindi attualmente l'impianto ha prodotto 572 kWh utili, nel senso che sono stati prodotti dall'impianto e sono arrivati dentro casa. In realtà i kilowatt prodotti dal fotovoltaico, quindi solo dai pannelli, sono molto di più, soltanto che poi a causa delle efficienze dell'impianto dentro casa quelli utili sono molto di meno. Considerate che
Il rendimento calcolato con i dati che ho è di circa il 70%. Quello che pesa di più è l'inverter. Infatti è un buco di energia e lo dovrò sostituire al più presto. Ma giusto per avere dei numeri. Qui dentro troviamo il circuito che vi ho fatto vedere in precedenza, quindi quello per l'impianto IT. E poi da qui abbiamo che viene portato dei cavi che finiscono in questa presa, che poi finisce appunto all'impianto parallelo che si trova dentro casa. Qui diciamo ho fatto l'assunzione che se i cavi del contatore riescono ad arrivare fino a questa presa, allora io partendo da questa presa riesco ad arrivare fino al contatore. Ovviamente è un'osservazione banale e giusta. Ma poi, quando sono andato a farlo in pratica, riuscire a risalire per tutti i quadri di casa per poi diramare l'impianto dappertutto non è stato facile, anche perché questa era una presa, diciamo, secondaria e si trovava nell'ultima scatola di derivazione della casa. Quindi, diciamo, è stato molto divertente. Ed ecco una vista dall'alto dell'impianto. Come vedete, lì c'è una scala pronta. Quindi adesso saliremo sul tetto della copertura e vi illustrerò quella che è la struttura che sorregge i moduli. Ed eccoci sul tetto della struttura. Quindi, giusto per farvi capire meglio come è stata fatta la disposizione, abbiamo che sono state realizzate due guide, una a destra, ciascuna di queste è fatta da tubi di lunghi 3 metri di ferro zingato, quindi 3 metri, 6 metri, 9 metri, la coppia della guida dall'altra parte, su cui poi sono stati poggiati i moduli. Stessa cosa è fatta nella parte sinistra, quindi altri tubi su cui sono stati poggiati i moduli. E si è scelto questa disposizione in modo da lasciare uno spazio al centro, spazio di 40 centimetri, in modo da poi essenzialmente fare una pedana in cui io posso avere accesso a ciascuno dei moduli, essenzialmente per le operazioni di pulizia e di lavaggio. E, nota molto importante, i pannelli vanno lavati, soprattutto se sono in orizzontale, come nel mio caso. Almeno una volta al mese io li lavo. Se non vengono lavati, essenzialmente perdono di efficienza. Per quelli inclinati, questa cosa appunto vale di meno, va bene una volta ogni 3 mesi, ma con quelli orizzontali una volta al mese. E poi, altra accortezza, i pannelli non sono perfettamente orizzontali. Io mi ero impegnato molto a metterli perfettamente orizzontali ed è stato un fallimento, perché perfettamente orizzontali hanno un rialzo di 1 mm su cui l'acqua piovana ristagna. Quindi essenzialmente la prima volta che li ho messi, bello col livello, metterlo orizzontale, e quello che succedeva d'inverno è che in pratica si creava una lastra di ghiaccio la mattina. Quindi poi sono andato a mettere degli spessori in modo da dare almeno 5 gradi di pendenza e quindi l'acqua defluisce. E infatti, come vedete, sono più sporchi lì, dove appunto poi tutta la sporgenza viene lentamente portata agli estremi e si accumula ai bordi. E i pannelli sono stati modificati, quindi sono state messe delle staffe su ciascun pannello in modo da poter essere agganciati ai tubi. Su ognuna di queste staffe è stato messo uno di acciaio e uno di nylon. Questo, diciamo, sia per favorire rigidezza ma anche elasticità. E la parte più difficile della struttura è stata la realizzazione di questi ganci. Questi ganci sono stati progettati, quindi a seconda dei materiali e dei componenti che sono riuscito a reperire, sono andato a realizzare dei modelli CAD per riuscire a realizzare questo assemblato. Ci sono due tipologie di ganci, ovvero questi che vedete qui, che hanno questa disposizione e sono fatti per essere piazzati al centro della struttura, quindi le file che stanno al centro hanno questa tipologia di ganci, mentre quelle che stanno all'esterno hanno quest'altra tipologia di ganci, e questo è dovuto alla disposizione dei ferri che stanno sotto, perché il ferro che sta qui sotto, quindi della struttura, è
orientato nello stesso modo del tubo. Mentre qui abbiamo che il ferro della struttura è orientato perpendicolare al tubo e quindi è stato necessario creare due configurazioni diverse di questo gancio, per un totale di 12 di questi ganci che stanno al centro e 12 di questi altri ganci che stanno all'esterno. Ognuno di questi ganci si compone di questo componente, che in pratica è una zanga per fissare le antenne sul tetto, queste lastrine di acciaio zingato preforate, una tavoletta di legno che è stata trattata in modo da diventare impermeabile, e poi nella parte di sotto troviamo un'altra tavolozza di legno e questo cavallotto a U in ferro zingato. E inoltre non si vede, ma poi per effettuare l'assemblaggio con questi bulloni dei vari componenti, sotto la tavoletta è stata, diciamo, forata sia con fori passanti che con fori ciechi, perché altrimenti le teste dei bulloni non riuscivano a sparire e quindi facevano spessore quando andavo a montare la parte di sopra del gancio. È stato, diciamo, davvero un lungo lavoro la realizzazione di questo componente, sia dal punto di vista progettuale che dal punto di vista pratico, perché in pratica ho dovuto fare una catena di montaggio per realizzarne 24, e quindi, appunto, come detto, la parte meccanica è un po' trascurata, ma ha un peso enorme in tempo nella realizzazione di questo impianto fotovoltaico. E inoltre, diciamo, perché è stato realizzato così questo componente? Ci sono due motivi principali. Uno è il vincolo che non si poteva togliere il plexiglass, perché altrimenti non diventava più una tettoia per proteggere le auto sotto dalla pioggia. Quindi dovevo fare qualcosa di robusto che riuscisse a mantenere il peso di 400 kg sopra, ma che comunque riuscisse a esercitare questa forza senza bucare il plexiglass. E quindi, diciamo, questa geometria è pensata apposta per effettuare questo scopo. Inoltre ci sta un altro problema, nel senso che perché è stato utilizzato il legno? Bastava semplicemente appoggiare queste lastrine di acciaio zingato su questa trave, anch'essa di acciaio, e il gioco era finito. In realtà no, perché avendo caricato la struttura di 400 kg, la sua frequenza di risonanza è scesa tantissimo. E diciamo che quando c'è il vento, o comunque mi accorgo che salgo sopra e cammino, questo inizia a oscillare. Quindi avere qualcosa di terribilmente rigido che fissasse i pali alla struttura non era una soluzione, secondo me, ideale, soprattutto in termini di durata nel tempo della struttura. Quindi ho scelto un qualcosa che fosse, diciamo, smorzato e che potesse subire delle leggere deformazioni in questo verso. Quindi si vede chiaramente, non so se si vede adesso dal video, ma inizia a oscillare, quindi diciamo che potesse, appunto, assorbire questo tipo di sollecitazione. Ed è per questo motivo che vi è una forte pressione di questi ganci che tengono il gancio attaccato con una pressione verticale, ma in modo orizzontale riesce a esercitare una certa pressione sulla tavoletta del legno e riesce a smorzare questa oscillazione. Anche la parte di sotto, infatti, il gancio non è attaccato direttamente alla struttura di acciaio, ma vi è quella tavoletta che, appunto, ha la funzione di, diciamo, smorzare, quindi distribuire la forza, ma anche di smorzare quelle che possono essere delle sollecitazioni. E adesso facciamo una passeggiata sul tetto. Quindi, come si vede, 40 centimetri sono, diciamo, più che sufficienti per muoversi in modo agile sulla tettoia. E poi, diciamo, pure per farvi vedere come sono stati alla fine posizionati, nel senso che è stato lasciato un po' di spazio tra pannello e pannello al fine quasi di far toccare le due giunture, ma comunque ci sono almeno 5 cm fra pannello e pannello. Inoltre, non so se si nota dal video, ma i pannelli li ho puliti più o meno un mese fa e sono già ridotti una schifezza, perché, diciamo, a parte le polveri che si accumulano, ma qualsiasi altra schifezza come
questi pallini che non so come arrivano qui sopra, e anche insomma regali degli uccelli. E poi, forse questa cosa non l'avevo specificata, ma i pannelli sono tutti diversi, ovvero quelli lì, quelle coppie, fanno parte di pannelli uguali, ma questi sono diversi, però sono stati messi uguali in modo opposto, quindi quei due sono uguali, quei due sono uguali, questi due sono uguali, quindi qui sopra ci sono almeno tre tipologie di pannelli diversi, proprio per il discorso che ho affrontato in precedenza in modo teorico. E soprattutto tutti questi pannelli che vedete sono riciclati, cioè sono stati buttati, ma poi ho provveduto a recuperarli e come vedete producono 2000 watt di picco, quindi forse non andavano buttati. E ovviamente prima di prenderli e montarli li ho testati. E per concludere il video volevo dare l'immagine dell'armadio aperto. Questo perché quello che vedete in questo momento in futuro non ci sarà. Proprio perché, come detto, essendo versatile e nato come prototipo, questo armadio in futuro verrà adibito per i dispositivi a microinverter. E quindi, diciamo, oggi l'impianto è fatto così, ma in futuro sarà diverso. Per questo video quindi è tutto. Alla prossima!